grazie. Mi associo a quelli che sono stati i saluti che il consigliere di Pancrazio ha fatto a tutti i presenti. Devo dire che ringrazio anche, se vogliamo, il consigliere di Pancrazio per aver pensato a questa riunione. Credo che discutere dei problemi all'interno di una città in genere e di Avezzano in questo momento particolare della sua storia sia comunque, sia sempre un aspetto molto importante, e devo dire, e lo dico, che personalmente sono non solo molto sensibile ma aperto a quelle che sono in genere le risultanze delle discussioni, pur avendo le mie idee su quelli che sono alcuni problemi della città e, detto senza mezzi termini, pur tenendo molto a quelle che sono le mie idee. Questo non significa che però io sia talmente ancorato alle mie idee da non essere sensibile e recettivo a quelle che possono essere le idee e le considerazioni delle altre persone, specie su temi così importanti. Io credo di dover, prima ancora di parlare del problema della Corradini e Fermi, inquadrare un attimino meglio questo problema, perché parlarne in maniera svincolata da tutto un discorso di carattere più generale significherebbe parlarne in maniera parcellare, ma non capire, significherebbe non capire quello che è il quadro all'interno del quale questo discorso si va a inserire. All'indomani del terremoto del 6 aprile del 2009, l'amministrazione comunale di Avezzano, mi auguro al pari di tante altre amministrazioni comunali, si è trovata a dover fare i conti con un problema che è sempre esistito chiaramente dappertutto, ma che il terremoto ha reso evidente in maniera, io direi, drammatica. Quello che è successo all'Aquila, detto senza mezzi termini, poteva succedere per un terremoto di pari intensità da qualsiasi altra parte se determinate strutture non rispondevano, non rispondono ai requisiti previsti dalle normative. Il problema è quello delle normative vigenti. La legge sulla sicurezza antisismica degli edifici è cambiata molto da quando sono state fatte le verifiche a cui si riferiva il consigliere di Pancrazio sugli edifici pubblici e privati, vabbè, sugli edifici pubblici in genere e di questa città in particolare. E quelle norme che avevano permesso di classificare gli edifici pubblici di Avezzano, le scuole in particolare, con un grado di sensibilità sismica B, che significa bassa per alcuni, MB, che significa medio-bassa per altri, ed M, che significa media per altri ancora, non andavamo al di là degli edifici cittadini. È una norma, sono delle norme tecniche che sono ormai abbondantemente superate, erano già state superate, ma la normativa che è entrata in vigore il 1 luglio del 2008 per la verità, ma è stata prorogata, ci sono i tecnici che potranno confortare o smentire in questo, entrata in vigore il 1 luglio del 2009, fissa dei parametri abbastanza diversi, se vogliamo. Allora l'amministrazione comunale ha fatto fare delle verifiche su tutti gli edifici pubblici, cominciando dalle scuole, che nella legge vengono considerati come siti sensibili, più sensibili per quanto riguarda la necessità di adottare provvedimenti importanti per garantire la sicurezza da un punto di vista della normativa. Sì. Questi interventi di controllo sono stati fatti, si stanno ancora facendo. Badate bene, non si tratta di interventi di controllo visivi, si va là a guardare, si stanno facendo dei carotaggi, si stanno facendo degli interventi tesi a verificare in maniera esatta, in maniera precisa, quale sia il grado di sicurezza di questi edifici. Anche per un altro motivo, perché agganciato a questo discorso, l'amministrazione ha pensato di programmare una revisione, una rivisitazione la più completa e totale possibile dell'edilizia scolastica cittadina. Una
operazione di questo genere la si sta facendo per capire quali sono quegli edifici che sicuramente avranno bisogno di interventi per adeguarli all'attuale normativa sismica, ma nei quali questi interventi sono sufficienti a garantire questa sicurezza a costi ovviamente accettabili, e quali sono invece quegli edifici nei quali gli eventuali interventi necessari per adeguarli alla normativa vigente sarebbero talmente dispendiosi da diventare assolutamente antieconomici. A questo si deve aggiungere, e non è un dato secondario, che bisogna guardare anche alla funzionalità degli edifici. Ci sono in questa città tanti edifici scolastici datati nel tempo che non sono assolutamente idonei, non tanto da un punto di vista sismico, voglio dire, quanto da un punto di vista funzionale. Non rispondono a quelli che sono gli attuali requisiti previsti come spazi, come attrezzature, se vogliamo usare questo termine, come tipologia di aule, a quella che è, a quelle che sono i requisiti oggi richiesti alle scuole cittadine. E questo è legato a che cosa? All'età nella quale sono stati innanzitutto pensati, perché poi spesso purtroppo da quando si pensa una cosa poi passano 10 anni per poterla pensare, all'età nella quale sono state pensate e all'epoca nella quale sono state realizzate. Quindi ci sono degli edifici che magari potrebbero anche essere recuperati con degli interventi strutturali più o meno importanti, ma che non avrebbero mai e non offrirebbero mai agli studenti quelle caratteristiche, quei requisiti utili e necessari, indispensabili, obbligatori per la didattica di oggi. Quindi è questo che ha guidato l'amministrazione nella rivisitazione dell'edilizia scolastica centrale. E noi oggi sappiamo quali sono, una buona approssimazione, le scuole nelle quali si può intervenire con degli interventi di consolidamento strutturale più o meno accettabili da un punto di vista economico. Badate bene che l'accettabilità significa che vanno fatti degli interventi su alcuni che vanno dai 600.000 al 1.000.000 di euro, più o meno. E quali sono quegli edifici nei quali viceversa un intervento di questo genere non è utile, o perché è troppo costoso, o perché comunque l'edificio vecchio era e vecchio rimarrebbe da un punto di vista dei servizi che offre alla città. O anche, e lo dico, perché ci sono, purtroppo, c'è una polverizzazione ancora di alcune situazioni di edifici scolastici che non rispondono ai requisiti. Perché? Perché poco frequentati. Noi purtroppo oggi abbiamo